Grande successo al Teatro Caniglia della Carmen di Bizet, teatro gremito, pubblico entusiasta. Il consenso del pubblico si è poi trasferito sui social. È stata veramente una splendida esecuzione. Bravi e di grande valore gli artisti, in particolare Chiara Chialli, mezzosoprano nei panni di Carmen, Walter Borin, tenore italiano nel ruolo di Don José, Maurizio Giossi, baritono, nel ruolo di Escamillo il Torero. Notevoli anche l'esibizione del coro dell'Opera di Parma, diretto da Emiliano Esposito, e dell'orchestra Cantieri d'Arte, maestro concertatore e direttore Stefano Giaroli, per la regia di Pierluigi Cassano. La Carmen è un'opera in quatro atti sul libretto di Henri Meilhac e Ludovic Arbeli. Una storia d'amore purtroppo finita male, ma la musica è stupenda, straordinaria. Il pubblico ha molto apprezzato i duetti tra il bravo tenore José e Michele, e poi ancora José con Carmen. Ascoltiamo. Come dicevamo, il pubblico ha molto gradito lo spettacolo, tributando agli artisti continui, convinti applausi. Un grazie va certamente alla Camerata Musicale Sulmonese per aver portato a Sulmona uno spettacolo di grande rilievo.